Finalmente li ho trovati! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, finalmente li ho trovati. Dopo aver tanto cercato, sono arrivati dal cielo con un regalo. Eccoli qui, i miei colori ad olio, credo al momento preferiti. Allora, sono arrivati dopo una ricerca lunghissima. Questi sono gli Express della Ferrario. Questo video non è in collaborazione con la Ferrario, non me li ha mandati la Ferrario, ci tengo a dirlo. La Ferrario non sa neanche che io sto girando questo video, ma mi sono stati regalati da un mio amico. Del mio amico ve ne ho già parlato tante volte, è il proprietario di un negozio di belle arti che si chiama Accademia e, per chi volesse sapere, questi colori li troverete da Accademia in Viale Vittorio Veneto. Vi metto qua sotto nel box informazioni il link del negozio, perché mi pare il minimo per ringraziare questo signore gentilissimo che mi ha omaggiato di una gamma di colori ad olio Express della Ferrario che io sconoscevo. Allora, della Ferrario nella mia città non trovo spesso tante cose, o forse sono stata io distratta nel corso degli anni a non catalizzare la mia attenzione su questo marchio, che è conosciutissimo, antichissimo, ma che ho sempre glissato, come avete visto anche in video passati, nella preferenza passando su altri marchi. Bene, da questo momento non lo farò più, starò attentissima ai prodotti offerti da questa casa, perché questo, in pratica, cosa è successo? Visti i miei video precedenti sui colori ad olio a rapida essiccazione che ho fatto sia per la Winsor & Newton che per la Memery, il proprietario di questo negozio mi ha detto: ma tu stai cercando un buon colore ad olio? Sì, sono alla ricerca. E allora mi ha omaggiato di questo campionaggio di colori Ferrario. Allora, con questo video non voglio dire che ciò che vi ho detto prima non era vero o non era giusto o i colori che vi ho recensito prima non mi fossero piaciuti, ma sono, come vi ho detto, dei colori ad olio che lasciano molto spesso la poeticità dell'olio e trasmigrano verso la modernità dell'acrilico. Ma per chi come me ha una pittura molto leccata, molto pensata, molto studiata anche in certi versi, ha bisogno quindi di sovrapposizioni, di strati materici superiori, dipingere a olio per me significa anche immergermi nel colore in tutti i suoi aspetti, nel suo odore, nella sua matericità così pastosa. E molto spesso o all'uno o all'altra cosa con gli altri colori dovevo rinunciare. Certo, per molti è una comodità non avere l'odore dell'olio, ma per me è un punto in meno, perché io proprio immergendomi in quell'atmosfera riuscivo a concentrarmi e quindi a catalizzare le mie energie sulla tela. Bene, questi sono oli a rapida essiccazione. Si chiamano appunto Express, scritto Express, Express, e effettivamente sono degli oli. La prima cosa che ho notato, infatti, aprendo i tubetti, è il loro odore tipico di olio di lino, di oli, insomma, e non un colore, non un odore neutro, è un odore che sa di pittura. E anche nella spremitura del tubetto su tavolozza, come vedrete dalle immagini che adesso mi affiancheranno, la cosa che esce non è un colore a pasta come può essere un acrilico, ma è la pasta di colore più dell'olio che renda caratteristico proprio l'essere un colore ad olio. Diciamo che questo Express della Ferrario non tradisce la sua natura di colore ad olio. Ha una rapida essiccazione, sì, ma è una rapida essiccazione in confronto all'olio normale, che invece di starci 2-3 giorni ci sta 8-10 ore, quindi non avrete neanche la premura di dover sbrigarvi, se no il quadro vi si completamente seccherà in pochi istanti, ma vi darà comunque quel tempo necessario per creare qualcosa.
Io li ho voluti per il mio quadro, per il quadro di mio padre, vedrete che li userò, ma non ve ne parlerò durante il quadro, perché è stato durante quel momento che mi sono accorta innanzitutto che fossero degli oli a rapida essiccazione e secondariamente che mi piacevano un sacco. Li ho provati invece poi singolarmente per voi, quella piccola gamma di colori che ho, e come potrete vedere, vedrete che la loro materia è fatta sia appunto, dicevo, di pasta colorata ma anche di olio, e questa componente oleosa gli dà una grande facilità nella stesura, senza abbandonare però il film materico molto importante per l'olio, che per il mio tipo di pittura deve esserci. Quindi dei colori pieni, dei colori squillanti, accesi, ma che nello stesso tempo non tradiscono quella delicatezza che l'olio ha, che non è mai sfacciataggine, ma è appunto armonia, pienezza del colore, compattezza del colore stesso. Sono facilmente miscelabili da loro per creare delle tinte, per esempio col giallo e col blu il verde, o col rosso e col giallo l'arancione, e vengono degli arancioni e dei verdi molto carichi, molto belli. Io ho il nero di carbonio, il rosso amiata, poi ho il blu primario, il giallo primario e il bianco ottico. Vedrete nelle immagini che scorrono parimenti alla mia voce, parimenti a me, che il bianco è stata una sorpresa fantastica, perché pensavo che fosse del tutto trasparente e invece è un bianco che mi ha lasciato di stucco. L'ho provato, perché sono bastarda inside, l'ho provato su una superficie nera e come potete vedere ha colorato al primo colpo in maniera coprentissima e soddisfacentissima. Le sovrapposizioni di colore vengono benissimo, le miscelature di colore, le varie tinte vengono superbamente, viene molto bene anche l'utilizzo di questi colori con i medium alchilici. Io in dimostrazione vi ho messo la dimostrazione di questi Express con un medium alchilico per farvi vedere come il colore però non perde in brillantezza, non perde in struttura e non perde in vivacità, né cala la sua performance in alcun modo. A spatola rendono veramente tantissimo. Io non dipingo a spatola molto spesso, però ho voluto fare la prova per voi e la materia rimane molto bombata, molto escrescente, molto materica. Sono dei colori, per i 5 colori che ho provato io, che sono il 401, il 78, il 47, il 331, il 240 e il 254, dei colori ottimi che mi sento di consigliarvi di cuore. Mi sono piaciuti, mi complimento veramente con la Ferrario per aver creato un prodotto che, pur nella rapida essiccazione, non tradisca quella che è la natura dell'olio, che è proprio quella di poter ripensare, il ripensamento, no? Alla nostra pittura in corso d'opera. Tutti i colori vanno benissimo su fondi scuri, li ho provati per voi e potrete vederli, e lasciano comunque un tono bello brillante. Ho con me le prove che ho fatto per voi, e allora vedete che c'è il bianco, c'è questo miscuglio di colori fatto anche col medium alchilico, quindi vedete che diventa meno denso ma non meno coprente, e poi tutti i colori passati a pennello e il bianco a spatola, stupendi sugli scuri. Io li ho provati su una tela libera, quindi su un blocco telato, in modo che potesse fungere sia da supporto rigido che da supporto morbido qualora volessi sollevarlo, e vedete che i colori sono veramente brillanti. Non sono ancora asciutti, perché io il video l'ho girato circa 4 ore fa e ancora sporcano. Questi asciugheranno stasera. Poi dipende tutto dal grado di caldo e di umidità che c'è nelle vostre case. Quindi se cercate un colore d'olio che essicchi più velocemente del colore d'olio classico, ma che non essicchi troppo velocemente come i colori acrilici, questo è il giusto compromesso. Ricordiamoci che quindi mantiene le caratteristiche di quella che è la pittura ad olio: gli odori, la matericità, il colore che rimane molto lucido e soprattutto la stesura e l'essiccazione, che sì, è pur più veloce ma non è
quasi istantanea, non avviene nelle 2 ore, ma nell'arco delle 12-24 ore, diciamo così. Quindi vi dà la possibilità di dipingere continuativamente senza però abbandonare lo stile pittorico precipuo della pittura ad olio. Sono i miei colori ad olio preferiti. È assurdo, no? Molto spesso hai la possibilità, grazie al cielo, di poter provare tanti materiali e poi quello che ti piace effettivamente ti arriva da un dono inaspettato. E sinceramente sono stata anche una scemina perché non li ho provati subito, perché avendone molti altri aperti ho detto vabbè, questi li tengo per dopo, e invece poi provandoli mi si è aperto un mondo. Sono contenta di avervi potuto fare questa recensione e spero che questo video vi sia utile tanto quanto lo è stato a me. Noi ci rivediamo al prossimo video, mi raccomando, rimanete tutta l'estate in compagnia di Arte per Te, vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook, di cui qui sotto vi lascio il link, e naturalmente su Instagram, dove pubblicherò tante fotine lungo tutto il corso dell'estate e anche oltre, speriamo. Bene, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, condividetelo e ci vediamo presto. Da Ombretta d'Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!